Volevo rubarmi l'account Steam. Questo video di più di un anno fa ormai, 21 marzo 2021, c'erano degli scarsi che provavano a rubarmi l'account di Steam. Gente proprio palese, anche perché poi ti chiedono la storia dei tuoi acquisti. Cioè proprio, ma molta gente ha trovato questo mio video. Molta di questa gente ha scritto nei commenti che c'erano cascati. Io mi chiedo, ma come cazzo hai fatto? Cioè, ma proprio decine di persone a scrivermi che c'erano cascate. Ma come cazzo avete fatto? Un sacco di questa gente è venuta da me. Lisi, tu che sei un amministratore di Steam, che hai lavorato a Steam da 10 anni, che conosci proprio Gaben in persona, come faccio a farmi riprendere l'account che mi hanno rubato con il metodo del tuo video? Un sacco di gente mi ha scambiato per il paladino della giustizia, per l'eroe senza mantello. Ma che ne so io? E io ci sono cascato, avete tutto il diritto di insultarmi. È successo a me ieri sera. È successo a me ieri sera. Anche a me. Lola, hanno provato a rubarlo anche a me in questo modo. Chris, è successo anche a me, ma ci sono cascato. Sai come risolvere? Vabbè, hai visto il video, intanto che ci sei, scrivi se posso aiutarti, così giusto perché è una cosa in più, ma perché chiedere non fa mai male. Il problema è che è arrivata gente che non conosco su Discord, anche su Instagram, a chiedermi: ehi, ho visto il video, mi hanno rubato l'account Steam, come faccio? Proprio su Discord, in chat privata, come se io potessi fare qualcosa. Ehi, ma di Discord, è una bella community multigame in cerca di staff, ti andrebbe di entrarci? Non gli ho nemmeno risposto, gli rispondo io ora. No. Dopo un anno. Ehi, ciao, server Discord a caso. Se è un server anche tu, entrerò. Non gli ho risposto. No. Questo qui mi sembra che è stato tipo il primo, il 16 gennaio di quest'anno. Ciao, scusami tanto se ti disturbo, ma ho un problema. Posso per favore chiederti una cosa? Riguardo il video che hai fatto sull'account Steam che ti volevano rubare. Ho veramente bisogno, perché ho paura che mi abbiano rubato più di 2000 euro. Sì, ma io in effetti, io lavoro a Steam da 10 anni. Sono nella categoria, proprio sono nella classifica dei top 10 Steam moderator. Cosa avrei dovuto dirti? Cioè sì, come se avessi il cappello magico con la soluzione. Ehi, bro, nice cock. Cazzo è? Ehi, gli ho scritto: ehi, boh, hai eliminato l'account. Boh, a caso, non mi ha più risposto. Ha preferito eliminare l'account che rispondermi. Così, questo qui completamente a caso, non lo conosco, ok? Non l'ho mai visto prima d'ora. Uno incappucciato arriva: ehi, ti mando un server Discord di Hub, entraci. Siamo un club, diciamo che nei tuoi video spesso entri in delle stanze come polizia dove si arruola. Diciamo qualcosa del genere, checka il nostro canale YouTube per capire. Non gli ho risposto perché giustamente chi cazzo ti caga, cioè chi ti conosce. A caso devo entrare nel tuo server Discord di Hub che non so chi sei, senza sapere il motivo. A caso proprio. Cioè, ma ha 56 iscritti. Oh, ti abbiamo anche sponsorizzato. Oh, è perché io gliel'ho chiesto di sponsorizzarmi, no? Non è che ha preso lui l'iniziativa. Cioè proprio sono stato io a chiederlo. E quindi dovevo dargli una risposta. Tra l'altro questo qua che palesemente, cioè, gioca a Skyrim. Come si capisce che gioca a Skyrim? Non è la grafica, il look che mi ha fatto capire che gioca a Skyrim, ma il fatto che usa un personaggio con delle tette di, boh, 20 metri di circonferenza. Perché ovviamente non sei un modder di Skyrim se non sei un morto di figa. Ciao, mi hanno rubato l'account Steam, come posso fare? Ti prego, rispondimi appena puoi. Sono disperato assai. Ma funziona l'assistente di Steam? Ma che ne so io? Dopo quel video lì, io sono diventato l'assistenza clienti di Steam contro i truffatori di account. Non si sa bene il motivo. Oggi mi ha scritto uno: ciao Francesco, volevo chiederti se riesci ad entrare nel server mio, perché ti devo parlare su una cosa di Steam. Mi hanno bloccato l'account da nulla. Non sono un amministratore Steam, non posso aiutarti. Gli ho scritto: non posso aiutarti. E lui mi scrive: che consiglio mi dai? Cioè, proprio, che consiglio mi dai di non chiedere a me? Visualizzato, perfetto, ha capito che non posso aiutarlo. C'erano un sacco di altre chat ma non le trovo. Ah, sto qua tipo: salve, la disturbo? No, di pure. Potrebbe lasciare like, iscriversi e commentare un video? La mia prima vacanza in Albania. Cioè, non so nemmeno chi sia. Lasciare like, iscriversi e commentare un video. Cioè, proprio addirittura. E poi devo pure leccarti i piedi, non so nemmeno chi sei. Avrei dovuto lasciare like, iscrivere e condividere. Quindi proprio deve essere proprio un video bello, cioè. I mean, where the fuck should I really... Ah, che smono. A caso. Ma tenere la telecamera dritta. Ah, gli ho lasciato dislike. Non riesce. Gli avevo lasciato dislike. Ma capisco, ma dice qualcosa? Ma gioca la sala gioma. Ma perché mi condividi il tuo filmino delle vacanze? Grazie, cioè, non me ne frega un cazzo, però grazie. Ragazzi, spero abbiate capito che io sarò bello, figo, grosso, tutto quello che volete, ma non sono un moderatore di Steam. Lasciate like, iscrivetevi, condividete, noi ci vediamo ad un prossimo video, che non so quale sarà, ma sarà quello.